Dite sì, come Maria, la storia d'amore di Dio. Lei, che era fuori dalle reti sociali dell'epoca, è divenuta la donna con più influenza nella storia, l'influencer di Dio. Lo ricorda Francesco ai 600.000 giovani che partecipano alla veglia della GMG di Panama. La vita che Gesù ci dona non è una nuova applicazione da scaricare. Questo significa concretamente abbracciare la vita come viene, con tutte le sue fragilità, come hanno fatto coloro che prima hanno offerto le loro testimonianze, fra cui i genitori di Ines, bimba con la sindrome di Down, o come fece Don Bosco, perché, ricorda il Papa, i giovani vanno guardati con gli occhi di Dio e hanno bisogno di sentirsi parte di una comunità più grande. Il cuore dell'esortazione del Papa ai giovani è dunque quello di vivere per qualcosa di più grande dell'acquisto dell'ultima tecnologia. Solo l'amore ci rende più umani e rende migliore il mondo, perché solo quello che si ama può essere salvato e quello che si abbraccia trasformato.